In questo video volevo portarvi insieme a me durante la preparazione di un mio esame universitario, cercando di condividere il mio metodo di lavoro e dispensando anche consigli basati sulla mia esperienza personale. Guardate fino alla fine il video per capire come mi preparo per un esame. Allora, cominciamo facendo una premessa, cioè parto nel dire che io frequento il corso di Scienze Statistiche ed Economiche. E perché ve lo sto dicendo adesso? Perché semplicemente i miei esami, praticamente tutti quelli che ho fatto e quelli che dovrò fare, sono esami scritti. Fare esercizi, problemi, risposte multiple e poi c'è sempre un orale facoltativo. Però la base di tutti i miei esami sono praticamente esercizi. E questo cosa comporta? Che semplicemente devo avere sia una preparazione dal punto di vista teorico, però poi devo applicare questi concetti teorici per svolgere problemi e esercizi. Ci tengo anche a dire che non è dal primo giorno di università che avevo già in mente il metodo perfetto per dare e superare gli esami. Anzi, sono passati mesi, ho dato anche tanti esami, ho fatto anche tanti sbagli, ma semplicemente questo metodo, questo percorso che voglio raccontare in questo video è frutto della mia esperienza, cercando di condividere informazioni, consigli che vi possano essere utili. E cominciamo proprio con le prime lezioni, i primi incontri, che in realtà secondo me sono, diciamo, quelli un po' particolari, perché ci dobbiamo abituare alla nuova materia, ci dobbiamo abituare anche al metodo di spiegazione del nuovo professore, e quindi è tutto nuovo, tutto diverso, e c'è proprio quella fase di adattamento, che chiaramente non è una fase che dura molto, perché dopo un paio di lezioni già siamo abituati, siamo tranquilli, abbiamo un attimo di dimestichezza anche con quello che stiamo studiando, però è una fase molto importante, perché di solito nelle prime lezioni si imparano veramente i concetti base, che di solito sono abbastanza importanti. E devo dirvi che inizialmente nei primi corsi che ho fatto ho sbagliato, perché diciamo che non prestavo molta attenzione nelle prime lezioni, trattavo un po' tutto con superficialità. Perché questo? Perché comunque erano concetti semplici, davo tante cose per scontato e comunque anche appena finita la lezione non approfondivo più di tanto per conto mio. Aspettavo, dicevo, vabbè dai, poi comincio, poi appena si fa più seria la cosa comincio. E questo, diciamo, ha comportato anche conseguenze negative. Perché se ci pensiamo, ad esempio, un corso universitario di norma funziona così, che inizialmente chiaramente fai i concetti base più semplici e poi è tutto un crescendo di difficoltà. Però devo avere anche la consapevolezza che da questi concetti base poi verranno anche integrati concetti, nozioni molto più complesse, e quindi se mi concentro, se io sviluppo bene questi concetti base, poi quando dovrò passare a concetti più complessi mi sarà più semplice. E quindi il mio consiglio è quello di cercare proprio di cominciare col piede giusto. E inoltre, a proposito di lezioni, ci tengo anche a condividere come mi organizzo con gli appunti, perché secondo me prendere degli appunti e organizzarsi bene è una cosa molto importante che ho imparato col tempo e con gli sbagli, però poi mi sono reso conto che avere una buona organizzazione degli appunti nel lungo termine ti dà grandi vantaggi. Partiamo appunto con il mio blocco degli appunti, che è un quaderno del genere, che praticamente è una sorta appunto di quaderno ad anelli, tipo sketchbook. E infatti la cosa comoda è, tra l'altro, che io posso staccare i fogli. E perché preferisco questi quaderni? Perché semplicemente intanto sono più grandi rispetto magari a un quaderno A4, e quindi ho più superficie su cui scrivere. Lo esco dallo zaino, lo prendo, lo apro, lo poggio sul banco e scrivo direttamente. E comunque i tavolini delle università sono veramente minuscoli, quindi occupare poco spazio è veramente importante, e sinceramente con un quaderno del genere mi trovo molto bene. Qui in questi quaderni scrivo tra virgolette male, cioè comunque non mi organizzo bene, sono tra virgolette appunti di brutta. Perché? Perché almeno personalmente non sono capace di scrivere a primo colpo, mentre sento il professore, cose, appunti ordinati, perché poi appena torno a casa o il pomeriggio stesso o il giorno dopo li ricopio e li sistemo. E come li sistemo? Io praticamente ho un quaderno del genere, è un quaderno A4 classico, in questo caso sono due perché la materia era abbastanza grande, quindi ho attaccato col biadesivo due quaderni e quindi mi sono ritrovato con questo di qua tutto compatto. Allora, inoltre ci tengo a specificare che io non è che ricopio e magari sistemo un attimo gli appunti presi in aula direttamente così, ma io faccio proprio un lavoro di unire, gestire le informazioni da varie fonti, come ad esempio il libro, le slide del professore, i miei appunti presi su questo di qua, e quindi cerco di crearmi un documento organizzato e sistemato
da cui poter direttamente studiare. E quindi ho tutte le informazioni che mi servono per studiare e quindi per prepararmi all'esame, tutte compatte in un quaderno del genere. Evidenzio le cose più importanti, sistemo un po' l'intestazione, è comunque tutto pulito e ordinato e almeno personalmente, organizzandomi così, mi trovo molto bene. E comunque una rielaborazione di queste informazioni fatta in questo modo permette anche di ripassare, di ripetere i concetti ed evitare che vengano persi. Infatti cerco di sistemare e ricopiare gli appunti o il pomeriggio stesso dopo la lezione o al massimo il giorno dopo. Questo perché? Perché ho ancora la lezione in mente bella fresca e devo dire che tramite questo quaderno posso tranquillamente sostituire il libro. Ovviamente una volta ricopiate e sistemate le informazioni non mi serve più il libro, semplicemente studio direttamente e solo da qui. Poi in più tengo anche per alcuni corsi magari quaderni degli esercizi. Quaderni degli esercizi perché? Perché di solito magari abbiamo degli incontri specifici dedicati alle esercitazioni oppure mi alleno direttamente io a fare degli esercizi e mi trovo comodo ad avere proprio un quaderno dedicato solo agli esercizi. E diciamo questa è la mia organizzazione principale per i quaderni, che da un punto di vista può essere anche abbastanza complessa perché ho 18.000 quaderni, però devo dirvi che in questo modo, avendo tutto per settori organizzato perfettamente, riesco a recuperare le informazioni con più facilità e con più organizzazione. E poi fidatevi che anche ricopiare, rivedere gli appunti e costruire dei prodotti del genere è utile per il ripasso. E adesso vi ho spiegato come per tutto il corso mi organizzo con le informazioni e con gli appunti. E diciamo che andiamo adesso un po' avanti col tempo, quindi passano le settimane, prima settimana, seconda settimana, terza settimana e già le date degli esami magari sono un po' più vicine. E un consiglio che vi do, che faccio anch'io, è quello di segnare fin da subito, fin dalle prime settimane, le date degli esami. Quindi passando le settimane gli esami si avvicinano sempre di più e almeno io comincio verso la fine del corso la fase di ripasso. E come comincio questa fase di ripasso? Ve l'ho detto anche prima, io ho questa caratteristica di scrivere per ripetere, cioè mi serve scrivere, rielaborare le informazioni per memorizzarle e per farle mie. Però a questo proposito mi costruisco dei quadernetti come questi. Io in questo caso, questo di Just It, che ne ho un casino perché praticamente me li regalavano per l'università. E allora ai tempi ne ho approfittato, me ne sono presi un bel po'. Ed io con questi quadernetti qui comincio la mia fase di ripasso. Infatti io li utilizzo perché di solito scrivo e riassumo i concetti più importanti che ho nel quaderno principale. E qui non è un fatto di ricopiare, ma è un fatto di stringere, di concettualizzare argomenti, informazioni più ampie. E questo lo faccio perché appunto le rielaboro, le organizzo nella mia testa e poi le scrivo. La mia fase di ripasso comincia proprio nel riassumere, nel sistemare ulteriormente, riorganizzare gli argomenti iniziali. E in questa fase qui devo lavorare di più rispetto a prima. Da una parte ho le nuove lezioni, ma dall'altra parte comincio piano piano e tranquillamente e per tempo a fare questa fase di ripasso. E nel contemporaneo, chiaramente, mentre ripasso i concetti teorici, cerco anche di introdurre gli esercizi. Però comunque la cosa positiva è che ripassando e poi esercitarmi sugli stessi argomenti che sto ripassando è molto utile, perché mi permette di capire, di saldare ancora di più i concetti che sto ripassando. Allora, le settimane passano, le lezioni stanno per finire e gli esami sono sempre più vicini. E quindi io comincio, tra virgolette, la fase 3 della mia preparazione, che consiste nel lavorare sui temi d'esame. Io l'ho capito dopo un bel po' di sbagli, però ormai mi sono reso conto che lavorare sulle simulazioni o su esami passati è veramente importante, perché mi permette di avere una visione chiara e già capire cosa dovrò affrontare il giorno dell'esame. Cioè, svolgendo i temi d'esame, poi costruisco anche il mio ripasso finale. E questa fase è importante perché mi permette di capire, di rendermi conto del mio vero e proprio livello di preparazione. Ed il mio ripasso alla fine si basa su concetti, esercizi che non so fare, cose che magari devo ancora ripetere, concetti che non mi ricordo bene, quindi tutti i miei punti deboli praticamente. E questa fase, diciamo, io l'ho fatta un po' semplificata, però può durare 2-3 settimane, in ogni caso ovviamente dipende da quanto tempo abbiamo a disposizione. E vi dico che almeno personalmente mi è capitato di non essere
preparato al 100% per un esame. Cioè, magari mancavo un giorno all'esame e mi sono reso conto che magari ancora avevo delle lacune, ancora non sapevo fare bene delle cose. Allora, io devo dirvi che onestamente questa fase dove ricercavo la preparazione perfetta, impeccabile, un po' l'ho superata. Perché mi sono reso conto che fino a una certa soglia di tendenza alla perfezione ci sta, è una cosa sempre super positiva. Però superata quella soglia, più che altro questa tendenza ti danneggia. Magari anche a causa di stress, ti senti inadatto, non ti senti abbastanza bravo. E queste sono sensazioni negative che veramente servono a poco a niente, più che altro ti danneggiano. Infatti ormai la mia filosofia è quella di cercare di mettermi nelle migliori condizioni possibili per poter affrontare l'esame. E almeno personalmente sono ormai convinto di questa filosofia, perché penso che in ogni caso andare a frequentare l'università, dover fare gli esami, non dico che debba essere la cosa più divertente del mondo, però non possiamo neanche rendere questa esperienza un incubo. È chiaro, dobbiamo sempre affrontare nuove sfide impegnative, dobbiamo metterci sempre in gioco, alla prova. Però alla fine, secondo me, la cosa più importante è cercare di vivere questa situazione con grande serenità. Comunque, detto questo, ci tengo anche a dire che il giorno prima dell'esame, non dico che non tocco assolutamente libro, però comunque cerco di evitare i rush finali di ripassoni. Cerco però di recuperare, ricaricare le batterie per essere nella migliore condizione anche mentale per affrontare l'esame. Detto questo, io ho fatto anche un vlog dove racconto le 24 ore prima di un esame. Ve lo lascio qui in descrizione. In ogni caso, spero che con questo video abbiate trovato consigli e informazioni utili. Vi ringrazio della visione se siete arrivati fino a questo punto del video. E inoltre, se siete nuovi del canale, vi chiedo di considerare l'iscrizione per evitare di perdervi nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.